mi chiamano anche grande. Non posso rispondere. Vabbè, adesso posso rispondere. Eccomi, scusate. Ah, che noia, mamma mia. Usa le pastiglie di bestia. Posso anche provarci, ma non è quello che risolve il problema, secondo me. Dovrebbe stordirlo.
Le pastiglie di bestia? No, non credo. Cioè, intendi queste qua? Sono a effetto multiplo, va bene per le combo questo. C'hai ragione. Mamma mia. Complimenti a The Vampire Alucard che ha avuto l'idea del millennio. Oh my god, cosa succede adesso? Oh no! Poi è la mia stessa spada. Ah, che barba, mamma mia. Ho insistito troppo. Rimasto solo tu, Vampire. Gli altri sono andati tutti via, si sono stufati. Giustamente, poi mi sto stufando anch'io. Beh, che ho anche giocato abbastanza perché sono già un paio d'ore. È meglio non giocare troppo a questo gioco qui perché poi uno si stanca, non rende più molto. Questa ciao Dim, stai giocando a Fallout?
non me l'avevo ancora mai fatta questo giochino. Quindi non me l'aspettavo. Dai! È andata così bene la prima volta. No, no, leggevo. Dicevo, se riesci a leggere con questo casino, sei bravo. Oddio, che sonno che mi sta venendo. Sta venendo un sonno terrificante. È proprio l'esatto contrario della concentrazione che ci vuole, forse. Ma vabbè. Tant'è, adesso riprovo. Tanto prima o poi ce la farò pure, no? Beh, interessante è stato. Ma sì! L'altro giorno seguivo uno streamer che è morto, non scherzo, una cinquantina di volte minimo contro un altro boss. Sembra che siano particolarmente difficili i boss del DLC. Sembra anche a me. Credo che abbiano voluto alzare ovviamente l'asticella perché c'è gente che ha avuto modo di giocare al gioco base per mesi e mesi, non è il mio caso perché ho smesso di giocare già da parecchio. E per alzare l'asticella, ovviamente hanno avuto questa bella pensata. Ma poi non lo so perché io non sono una pro gamer, ecco, quindi non so dire se sono effettivamente più difficili del gioco base. Però sì, effettivamente io nel gioco base spesso non morivo. Vabbè che questo è un New Game Plus 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 Plus, perché questo deve essere quarto nel Game Plus, se non mi ricordo male, in questa partita qui. Quindi comunque credo che sia già più difficile del normale. Non lo so, però mi viene da pensare così. Dai, Ludwig! Davvero stancante però, eh. Sì, ma anche per prolungare il più possibile la longevità, come tutti i DLC dei giochi tipo Dark Souls. Sì, ma cioè non. Boh, io non ci vedo niente di. Non so. Fantastico nel far diventare il gioco impossibile, cioè non. Impossibile non è, perché lo sappiamo tutti che non c'è niente di impossibile nei giochi, ma poi diventa anche noioso alla fine, uno si stanca. Neanche dico da forfè, proprio che boh, vabbè, cioè.
Cioè, io tipo adesso mi sto davvero annoiando in realtà, non sono neanche frustrata, è proprio sono no, annoia, ecco, sono annoiata. Dai. Cosa sarebbe quello? Non l'avevo ancora mai fatto. Ah sì, un altro pochino, dai. Oh, ciao Dante, c'eri ancora allora? È fantastico però. Sì, è bello, figurati, è molto bello come gioco. Ma non sono neanche frustrata, è proprio... Boh, cioè non... La frustrazione è un tipo di rabbia, non saprei, è una forma di... No, forse anche di depressione in realtà la frustrazione. Una cosa un po'... No, ma non sono frustrata, è proprio che non mi interessa, capito? Mi sto allontanando dall'interesse. Tanto questa è la mia ultima pastiglia, usiamola. Mi era andata bene perché ero riuscita a incastrarlo la prima volta, ero riuscita a... Sai che rabbia quando gli giro nel punto debole? Sembra anche giusto, in realtà. Susi, non disinteressarti, boh, cioè, non so. Ma che effetto mi fa vedere tutta questa roba sempre uguale? Non saprei. Non mi prende più, insomma. E Dante ci teneva tanto a vedermi fare il boss. Se l'ha visto fare. Immagino che sia contento ormai. Non ti piace questo DLC, mi sa, credo che ti piace di più il gioco base. Boh, no, non è che non mi piace, è che, boh, non lo capisco molto, forse. Nel senso che mi sembrava che ci fossero più cose nel gioco base, che fosse più ricco di spunti, insomma, anche di riflessione, di personaggi, ad esempio, di cose. Vabbè, che io sono proprio all'inizio, immagino che sia ancora molto lungo. Perché ho fatto questo? Devo andare qua. Immagino che ce ne sia ancora tanto da vedere, però boh, non lo so. Forse è semplicemente che sono frustrata, come dice Alucard. Può essere, eh? Allora, volevo prendere queste. Credo di avere massimo 8. No, 7. Ok. Poi ho un sacco di... Ho un sacco di questi, quindi potrei usarne... Prendere un'altra trentina. Ambienti. E anche di carte del fuoco che me ne servono sempre. Ok. Forse era meglio farlo in partita normale. Boh, non lo so, cioè non so effettivamente se cambia qualche cosa tra normale e non normale. Continuo a sbagliarmi, ma guarda qua. Chiesa dell'incubo. Ma provo un'altra volta, dai, tanto per gradire. Tanto ormai ve ne sarete andati tutti. No, 7 in 9. Però. Non pensavo. Pensavo che foste scappati.
Con New Game Plus si può superare, ma se è New Game Plus Plus Plus, mi sa che gli viene difficile superarlo. Sì, il mio è New Game Plus Plus Plus, penso. Penso. Vorrei sbagliarmi perché ormai sono passati mesi, non mi ricordo più. Però dai, non dovrebbe essere impossibile, cioè non capisco perché. Perché dovrebbe essere impossibile. Ciao Sgara! Mi sto facendo segare da tipo mezz'ora. Non mi sono neanche preparata bene. Provate di nuovo, Bobo. Bobello. Vabbè. No, sul serio, veramente. Non saprei, cioè non sono neanche riuscita a colpirlo. Ludovico è stronzo. Ah, perché l'hai già fatto, Sgara? Boh, io non so, mi sto disinteressando, come ha detto prima Vdim. Forse dopo 70 morti lo superi. Boh, se continuo così sicuro. C'ero riuscita abbastanza bene prima quando a Vampa e Alucard aveva avuto l'idea geniale di usare le pastiglie di sangue di Belva. Che io dicevo, vabbè, non cambierà molto. Invece è cambiato molto. Cosa succede se gli faccio anche la carta del fuoco? No, dai! Quanto odio la nonnetta davvero. No, ma dicono che tra i boss del DLC è un po' più bastardo perché non ti dà molto tempo di attaccare. Sì, direi proprio di sì, non solo, ma con due colpi mi ammazza. A questo punto direi di concentrarmi sulla difesa fisica perché, non so, mi pompo la difesa fisica a sto punto perché non è possibile che con tre colpi mi faccia fuori. Evidentemente il mio equipaggiamento è tutto sbagliato. Sono molto importanti anche quelle da impatto. 90, 120, 100, 100. La mia idea era tutelarsi dal sangue, ma non è quello. Sto in New Game Plus Plus Plus. Ecco, questa è la botta di culo che si ha ogni tanto di riuscire a fare così tanti danni.
E poi succede questo e sei fregato. Ludovico. Sei dolce come un fico. Beh, interessante questa qui, è sempre interessante. Il fattore C, quello serve sempre, ma a questo punto sì, perché io ci sono riuscita al primo colpo prima a farlo mutare e è stato puro culo, perché poi la tattica è sempre stata quella. Intendevo anche Molotov in caso di fiamme. Ma gli fanno qualcosa? Cioè, in genere non gli fanno mai niente. Però posso provarci. Che spettacolo! Potrebbe essere uno spettacolo migliore se non mi facessi uccidere ogni 3x2, anzi ogni 3x3. Hai provato, nonna. Questo è sempre uguale. Beh, perché? Non c'è mica male. È andata pure bene. Con la pastiglia è ottimo, se non fosse che comunque lui, qualsiasi cosa io faccia, mi uccide con due colpi. E sì, ho capito che il suo lato sinistro è più debole e che non riesce a colpire bene, ma fa degli attacchi d'area che non so, non ho idea di come fare a schivare. Saltare indietro funziona una volta sì e tre no. Saltare di lato anche. Ma porca puttana, cioè veramente. Bah. Figlia di una pastiglia. Me la piglio la pastiglia, ma non, bah, non rende molto. Va bene. Ormai direi che posso anche staccare. Tanto è inutile. Ho già capito che è inutile. E il fatto è che sono già a un livello tale che penso che anche se salissi di livello cambierebbe molto poco. Quindi si tratta proprio solo di capire un attimo come fare, secondo me, perché non credo che sia una questione di livello o di non livello. Ho una molotov sola, ma non credo che sinceramente gli faccia molto. Sono impasticata troppo presto. Gli attacchi d'aria che non sono schivabili, la mia tattica almeno è quella che uso sempre, cioè saltare incontro al nemico nel momento in cui attacca, è assolutamente impraticabile.
Stai cercando di uccidere Ludwig con la sua arma. ma io sono abituata con quest'arma qui. Magari ci sono delle armi molto più efficaci, non saprei. Ma a questo punto, vicino non si può stare, lontano non gli fai niente. Non so bene. Non so bene come si possa fare. Può essere che sia debole all'arcano. Ma vuoi che sia debole all'arcano? Non so. Ce l'hai provato, nonna. No, no, ho capito Sgara, non. No, no, ho capito che intendevi in senso ironico, ecco, diciamo. Può essere che l'arcano gli faccia dei danni, mi sembra molto strano, visto che adesso prende una lama che è obiettivamente arcana, però. Boh. Niente cazzate adesso, eh? Curati, ritirati, se questo che devi fare, fallo. Ok, è passata gli attacchi agitata. E può essere che sia più gestibile. Oh! Porca. Una boia. Sì, non sono in grado di andare avanti. E per quanto mi dispiace, evidentemente non sono all'altezza. Quindi è inutile. È inutile e vedrò se continuare o no, perché non ha senso. Per me non ha senso quando diventa praticamente questione di culo e basta. Perché qui non si tratta di abilità o meno, si tratta di culo. Puro, perché a volte ti viene, a volte no. Quindi non capisco, non ci vedo niente di eroico, insomma, in una cosa del genere. Poi, vabbè, se ci giochi talmente tanto da capire come si fa, va bene, ma quanto ci devi giocare? Quante volte ti devi far uccidere? Quante volte devi comprare questa roba? Perché è difficile, va bene, è anche bello, però, cioè, non. Va bene se impari qualcosa, se acquisisci dell'abilità, se acquisisci della pazienza, ma se deve essere semplicemente culo, non. Cioè, non. Perché è stato culo sto giro. Ok. Avevi quasi ucciso casa, amor mio. Il secondo round è più facile, sì, infatti mi è sembrato che fosse più fa facile. Ma se mi ci metto con pazienza ce la faccio, solo che ovviamente uno deve essere primo fresco, secondo deve avere la voglia veramente di metterci, sì, terzo deve essere nel pieno possesso delle sue capacità mentali, cosa che ovviamente adesso non sono. Sembra che questo DLC sia stato fatto più che altro per frustrare, cioè, perché io appunto non ho ancora trovato nessun accenno alla trama, nessun accenno a, non so, al senso della storia, cioè non ho trovato niente. Ho trovato tre cacciatori boss che mi hanno lasciato dei dettagli sui powder keg, quello ok, va bene, ma
è scollegato e io mi aspettavo o speravo di avere qualche cosa che mi riattaccasse alla trama principale, che mi desse degli spunti di riflessione in più. E vabbè, c'è Ludwig, ok, ma chi se ne frega di Ludwig? Cioè, ci sono delle cose che sono molto più interessanti, tipo Lawrence. Oppure la storia proprio di come i cacciatori magari si sono sciolti o cose di questo tipo. Io finora non l'ho visto, magari adesso tra 3 secondi, appena battuto Ludwig, mi parte il pippo, super pippone sui cacciatori e tutto. Però forse mi aspettavo qualche cosa di più, ecco, diciamo. E non è solo frustrazione, ma quando un gioco si basa più sulla frustrazione che sul mondo, insomma, sulla lore e su tutto, allora vabbè, mi compravo qualche cosa di difficile, mi compravo Ninja Gaiden e facevo quello, cioè non. E vabbè. Il senso della storia è che loro erano potentini, sono impazziti e portate all'incubo del cacciatore. Ma che storia è? Scusami. Vabbè, no, ma questo l'ho capito. Cioè, è un incubo dove i cacciatori che hanno abusato del sangue finiscono e si menano in eterno. Ma non è una storia, è una specie di purgatorio dove la gente si picchia. Ma che quindi, cioè, si può stare anche senza, non aggiunge niente la lore. Sì, sicuramente si sono fatti corrompere dal vecchio sangue. È come Gascogne, stessa cosa. Gascogne, solo che effettivamente, evidentemente Gascogne non è finito là, non si sa per quale motivo. Invece di venire a rompere le scatole a me, poteva finire lì. Invece, vabbè. Boh, adesso, cioè, ovviamente ho detto lo mollo, ma intendevo per oggi, domani, non è che lo mollo del tutto, anche perché io sono una platinatrice incallita, quindi non pensavo che fosse cambiato così tanto dal gioco base, ma evidentemente è cambiato e mi ci metterò. L'impegno, perché per me l'interesse non è dimostrare bravura, a parte che non ci riesco, ma non è questo l'interesse. L'interesse era per la grafica, per il design, per la lore, per tutto il resto. Se questo manca, a me non interessa più. Poi, effettivamente ci sono stati dei bei scorci, perché appena sono arrivata è stato un discreto colpo, ecco, diciamo. Ma non ho visto quello che speravo di vedere di eccezionale, ecco, diciamo, di innovativo, di brillante come nel gioco base, dove anche perfino questa scena qui è eccezionale dal punto di vista del design. Tutto è eccezionale. Lì sì, ci sono dei bei scorci, ma non è niente di nuovo, insomma, sono cose già viste. Ciao, Kratos. Ma i DLC alla fine sono così, per far capire dove sono finiti gli altri personaggi importanti, diciamo. Io volevo sapere qualche cosa sul loro retroscena, non su dove erano finiti, sono morti. Cioè, dove vuoi che siano finiti? Comunque adesso mi saluto e probabilmente riprenderò o domani o dopodomani. O con Fallout o con questo. Probabilmente con questo, perché a questo punto mi sono un attimo riappropriata delle capacità motorie per giocarlo, quindi potrei andare avanti con questo. Quindi io adesso vi saluto. Per chi è interessato, iscrivetevi ovviamente. Per chi non è ancora fuggito, iscrivetevi al mio canale Twitch qui oppure a quello di YouTube dove metto poi tutti questi filmati. E spero che la prossima volta vada meglio. Comunque la tattica l'ho trovata. La seconda fase è obiettivamente più semplice perché mi sembra di capire che comunque gli attacchi di spada sono più lenti e sono più limitati anche come area. Quindi le possibilità ci sono e sicuramente ce la farò con molta pazienza. Però ecco, i giochi che sono fatti solo per dimostrare bravura mi fa scendere un attimo così tutto. Per non dire le cose sconce, quindi spero che dopo migliori un po' e che non sia semplicemente tutto così, perché sennò io mi stufo molto in fretta. Ciao a tutti, grazie a tutti, grazie a Sgara, grazie a Vampire Alucard che è stato qui tutto il tempo, non so perché. Ciao Dim, ciao Kratos che purtroppo è arrivato tardi, e ciao a Dante che mi dispiace, lui voleva vedermi battere il boss, ma auguri, insomma, auguri. Vabbè,
Auguri, auguri. E a domenica o a domani se riesco, ma non credo. Penso che ce la farò più domenica, domenica pomeriggio, per chi vuole. Ciao ciao. Vi faccio anche il saluto, guarda. Ciao.